aspettative. Ciao a tutti. Io sono quella international. Ciao Tracy. Mi divido fra Londra, Roma e Zagarolo. Ma veramente mi sono trasferita a Londra, sì. Mi trovo bene a Londra, veramente in un paese civilizzato, ragazzi, sì. Lì persino gli spacciatori, cioè, ti danno il biglietto da visita con nome e numero di telefono, non è uno scherzo, nome e numero di telefono, c'è cioè pure la carta fedeltà, vero, eh? Ti giuro, cioè sì, fanno anche le promozioni, questa settimana c'era il PP3 pari 2, veramente. Cioè qui a Roma invece siamo ancora veramente proprio ancora con la compravendita al Pinedo, cioè ma che è? Medioevo, ma che è? No, poi ora che trovi parcheggio al Pinedo, capirai? Cioè, veramente. No, ma credo che poi la gente se ti limpa la coccolina, ma dai, veramente. Ma... Comunque, vivere a Londra è impegnativo, ragazzi, è vero, sì. Perché, soprattutto perché devi smettere di far finta di sapere la differenza tra Gran Bretagna, Inghilterra e Regno Unito e impararla veramente. Sì, è dura, ragazzi, è poco dura, sì. Poi il cibo è una merda, ragazzi, tutta merda. 96,6% merda e 2,4% inflazione post-Brexit. Io comunque sono tornata ieri sera da Londra, fresca. Sono stata su un po', in realtà tre mesi, come vola il tempo quando sei stitica. O gravida, chi può dirlo? Qualche maschio in sala è svenuto. Ma Roma un po' mi è mancata, vabbè, lo sapete com'è Roma, comunque, quella stronza da Maya, con le sue, ecco, sono della cattiveria, quella stronza, dammai, però è stronza, sta città, va detto. Tammaia con le sue bellezze, il Colosseo, i fori, la doppia panna gratis sul cono. È vero, cioè a me la cosa che mi è mancata di più di Roma è la panna. La seconda è la doppia panna. Ma infatti a Roma ci avrà pure una qualità della vita. Basta, ma chi se ne frega della disoccupazione, della corruzione, quando puoi avere la panna gratis sul cono? No, non è così. Quello sì che ti regala, ti garantisce orgasmo al 100%. Non come quel vibratore in rabbia che costa una cifra, ma fa un casino. Fa così. Sembra che una trebbiatrice stia mietendo il tuo punto G. Poi, guarda, a me secondo me me la sta pure allargando, sì, ormai mi c'entra, c'ho sto dubbio, perché mi c'entra una mano sana, così. No, così, proprio, tipo sono mi c'entra una mano sana, proprio, così, tipo Bocca della Verità, che poi se ci penso, sono i denti che tutti qui hanno le labbra e i peli, ci pensi, no? Sì. E poi niente, che è successo? E niente, quindi praticamente l'unica differenza che c'è fra Roma e Londra è il traffico, fondamentalmente. Cioè l'unica cosa in comune, in realtà, sono completamente diverse, l'unica cosa che c'hanno in comune è il traffico. Quindi a me quando mi manca Roma che faccio? Me ne vado a Piccadilly Circus a guardare gli ingorghi. Oddio, guarda, quando se mandano a fanculo col tipico gesto british della hand a cucchiara, così, a me proprio lì mi sale proprio il magone. Mamma mia, che teneri. Quindi l'unica differenza è che lì non c'hai, a Londra non ci stanno quelli che cercano dei pulizie in vetro ai semafori, no? Anche perché avrebbero pure l'asma, no? Perché quello smog che ci sta per le strade di Londra, come minimo, questi ci avrebbero due calzoni cotte e catrame al posto dei polmoni, no? E quindi la conversazione sarebbe tipo pulisco vetro! E comunque la risposta sarebbe sì, volentieri, dai! Sì, ce l'hai 2 minuti prima che arriva l'ufficio immigrazione, dai, sì. Ce l'hai, fatta la segnalazione adesso, ce l'hai. Io amo essere single. Perché sono libera? Ma non perché sono libera di farmi chi mi pare,
Anche se, oh, tecnicamente potrei, tecnicamente potrei, ma perché sono libera di essere me stessa? Certe persone sono curiose e interessanti da single, ma poi, quando sono in una relazione, beh, veramente sembrano cambia subito una lobotomia. Ho un trapianto di personalità e il donatore era Flavia Vento.